Da 120 anni Renault abbraccia la sfida del motorsport. La prima corsa nel 1977 ha segnato l'ingresso di Renault in Formula 1 e da allora il viaggio è proseguito vorticosamente. Negli anni 90 un'era di dominio come fornitore di motori a Williams e Benetton, il campionato del mondo vinto nel 2005 e nel 2006 come costruttore e un secondo periodo di successo come fornitore dei motori di Red Bull tra il 2010 e il 2013, dove siamo stati campioni del mondo. Insomma, lo Spirito Racing è sempre stato molto forte in Renault. Un nuovo capitolo si apre circa 3 anni fa con la nascita di Renault Sport Racing. Quando fu annunciato il ritorno in Formula 1 come costruttore alla fine del 2015, Renault dichiarò obiettivi davvero ambiziosi: mantenere il formidabile record del passato, e la stagione 2017 ha confermato che siamo sulla buona strada. La vittoria è sempre stata nel DNA di Renault. La meta a lungo termine per la squadra è vincere le gare e partecipare alla corsa al titolo mondiale di Formula 1. Casa della Formula 1 dal lontano 1992, Enstone è il cuore della progettazione dei telai della squadra, gestita dal direttore esecutivo Marcin Butkowski e dal direttore tecnico Nick Chester. A metà del 2018 676 persone sono impiegate a Oxfordshire, una crescita del 50% sui 3 anni passati e del 31% rispetto alle stagioni vincenti dei campionati del 2005 e del 2006. Oltre alla progettazione e alla produzione delle strutture del telaio, Enstone gestisce anche lo sviluppo del cambio, l'integrazione elettronica, ma anche la ricerca e lo sviluppo, la galleria del vento, un simulatore di loop, gli uffici degli ingegneri di corsa e chiaramente anche la verniciatura. Insomma, tanta tecnologia che fanno di Enstone veramente un centro quasi della NASA. Progettare un'auto di Formula 1 competitiva è estremamente complessa solo per il design del telaio. Ad Enstone sono 70 le persone impiegate. Sono necessarie circa 150.000 ore uomo e 19.000 CAD per definire i progetti dei 14.500 componenti di una macchina di Formula 1. Il lavoro inizia circa 18 mesi prima dell'inizio della nuova stagione. Siamo una scuderia in pieno sviluppo. Il motore a Viry-Châtillon, la macchina prodotta a Enstone e due grandissimi piloti. Infatti possiamo contare su due piloti grintosi di grande talento. Lo scorso anno Nico Hülkenberg ci ha dato esattamente ciò di cui avevamo bisogno, con la sua esperienza, la sua conoscenza e la capacità di leader in pista. Carlos Sainz ha portato con sé una ventata di aria fresca a fine anno e ha guadagnato punti che ci hanno aiutato nella lotta che abbiamo portato avanti nel campionato costruttori. E poi, grandissima notizia, avremo una grande star, un gran pilota che arriva nel 2019, Daniel Ricciardo. Anche i nostri clienti stanno godendo dei benefici della maggiore esperienza tecnica, con innovazioni che passano sempre di più velocemente dalla pista alla strada. C'è un dialogo costante tra i team di Renault e di Renault Sport Formula One Team per migliorare l'esperienza su strada degli utenti di Renault Sport. Tutto questo potrà solo crescere con la nostra prolungata presenza in Formula 1. Per la prossima stagione gli ingredienti ci sono tutti: il telaio prodotto nel modernissimo sito di Enstone, il motore, cuore pulsante della vettura, prodotto a Viry-Châtillon, e l'arrivo di Daniel Ricciardo sono la prova della determinazione ad accelerare il ritmo di salita verso i vertici della classifica. Renault Sport Racing, siamo qui per vincere.